Eccoci qua. Ok, invece di fare il boss finale adesso. Ci andiamo a fare tutto il resto. È già tornata. Vedi che ci stiamo preoccupando per nulla. Bentornata, Arnis. Ok, extra scena sono sbloccati. Due nuovi boss. Ok, sbloccata la forma Nightmare. Ci siete, ragazzi? Ok, comunque, piaciuta il finale? Allora, adesso posso finalmente farvi vedere la forma Nightmare. Vi aspettavate che il micio era il Nightlord? Allora, vediamo qui cosa ci dicono gli altri. Ok, tu Micio, cosa ci vuoi dire? わかった。 Fai uno stamp, Jack, per la rune. Allora, mo devo solo ricordare qual era. Quello che per far sbloccare il tutto qui. Ma qui si va al boss finale, quindi
qua al Garden, dove ci hanno detto che c'è una lucertola che fa casini. Anzi, visto che questo è un livello piuttosto basso, usiamo loro e facciamogli vedere bene il The End. Io spero che tutta la barretta spreca il The End, mamma mia. Esce lei con il triangolo, crea un glifo a terra e noi che stiamo in questo glifo abbiamo un attacco aumentato. Fa il buff, sì, da un buff. Sì, il professore l'ha fatta spaventare. Testa di Raya. Eccolo là l'evento. Ah no, questo è sempre il professore. Se ne va dormendo, capiscilo. Allora, come notate, vicino all'icona di Arnis c'è quella là nera. Quella là nera è la versione Nightlord di Arnis, perché dopo aver preso il sangue del Nightlord che ha investito Lily, Arnis è diventata lei. Il Nightlord è diventata lei la regina dei demoni. Appena raggiungiamo la barra al massimo vi faccio vedere come Arnis in forma Nightlord. Mosso il cetro, ok, vediamo dove è il nostro mostro lucertola. Anzi, per sec. Visto che c'era la song, la musica, non la potevo far sentire per ovvi motivi. La metti in chat?
Ti dico pure come si chiama. Se non si è occupata da in alto, ovviamente. Scriva Nezzo Fasur Regretto. Così aggiunto al massimo. Ok, questa è la canzone che ho dovuto saltare per motivi di copyright, quindi sentitela in sottofondo a questa. Ah, ok. Comunque, ragazzi, questa qui è Arnis in versione Nightlord. Con i capelli del Super Saiyan 3. Questa è la mossa col triangolo. E questo è il suo quadrato. Purtroppo dura poco perché non ho il potenziamento. Altrimenti. E questa è la X. Eterocromatica? Sì, il Night Lord è eterocromatico. Ma come, Jack? Anche se ha le boobs, ti piace Arnis? Eccoci qui. Cazzo, ragazzi, livello 10. Che state dicendo? Dov'è il team? Eccola qua. E lei Berserk, le piace Arnis in versione Nightlord? Ha ricevuto una lettera misteriosa. Cosa c'è scritto? Ah, un amore non corrisposto. Un poema per un amore non corrisposto. C'è scritto altro? No, l'identità dello scrittore è difficile discernere. L'unico indizio lo... è un... Coat of Arms, non ho capito cosa sia. Sonna ni tokete cha kamon no katachi mo wakaranai janai.
Ok, non avevo preso niente di sangue ovviamente, sì. E che volevi prendere l'acqua? Jack, e se ti capitasse una laurea eterocromatica, che succederebbe? O una platea eterocromatica, che succederebbe? Ok, qual è la prossima missione? Rose Garden de tokage taichi shita toki no yatsu da ne. Furo no kamon no shufuku kara ikutsuka koufu ga shiborareba. Sempre nella legalità, giusto, Jack? E sarebbe? Ok. Al Housing Quarter Cemetery Street. Ah. Ok. Ah, ecco. Chissà se su terra si possono fare le eterocromie. Ma comunque credo che Lega la farà sempre con gli occhi blu. Ok, dove dobbiamo andare noi? Housing Quarters, quindi di qua. Dai, ma penso che faremo solo questa missione e poi staccheremo, perché voglio farvi vedere il finale all'undicesimo livello, cosa succede. Sì, perché c'è un finale se fai l'undicesimo livello con Arnis. Ok, dovrei andare di qua. Dai, come prima parte della storia che ho avuto date a Knights of Azur. No, Castle Ruins. Di qui. Aspetta, dove devo andare? Merda. 7 e mezzo. Così poco, Jack. Berserk da 8. Perché Berserk? Un 8.
Considera che uno è fino a Fantasy 12. Ah, vabbè, allora. No, aspetta. E qui devo andare. Dai, fammi una bella analisi del gioco Berserk. E un 10 solo a un titolo come Nier. Dai, cosa è Berserk? Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto? Allora, aspetta, fammi ricordare dove devo andare qua. Se fosse devo tornare indietro. È come se è beccato un 8. Ah, quindi l'otto se l'è beccato in tutto. Quindi l'otto cosa lo dai? Detto che la trama è. Per tutto dare un 6. Ah, trama 8 e tutto il resto un 7, ho capito bene. Quindi un 7 e mezzo anche tu. Boss battolo. Poi ci sono i boss battle, tutti i personaggi. Personaggi dai sempre 7. L'unico difetto è che non ci sia in italiano, purtroppo. Sarebbe stato molto meglio. È perché Lloyd lo salvi? Quindi ho scoperto che la lettera che ci portava a quella villa, la villa era vuota. Però abbiamo trovato un'altra lettera. Dove ci porterà? In pratica qui si serva solo Simon. Ma sono facili da charmare, cioè charmare no, cioè da irretire. Cosa significa questo? La lettera sta scritta da un demone puro sangue.
Dai, Simon, no, Jack, Simon almeno si salva. SP. Almator invece direte tutti quanti attacco, giusto? Visto che deve fare la camera mia. Ok, Simon, cosa dobbiamo fare? Ah, ci ha portato la Shrine of Sorrow, quindi dobbiamo andare adesso. Se vuoi ricontrollare una cosa allo scenario 50. Ok, equipaggiamento. No. Inventario. Shrine of Sorrow. La miseria, guardate questi livelli. Quindi le ragazze, chi le è piaciute? A parte Arnis. Ah cazzo, il Mimic. Ah, questa è una roccia. Ah no, beh. Ragazzi, non devo battere, andiamocene solamente. Lo so che Chris è la migliore. Infatti non mi incazzo, Berserk. Secondo te perché l'ho scelta se non era la migliore Chris? vabbè. Colpo segreto del Draco Nascente. まだまだ発展貫く強く
Dai. Cura, c'è da rune. Ma vedremo quando vi porterò il 2 cosa succede, perché là c'è la Waifu War. Apriamo la seconda Waifu War dei tempi di Terran Kagura. Quella è una battaglia che non importa chi vince. Là le waifu vincono sempre. Lei Vale, cosa ne pensa del gioco? Togliendo che sei di parte perché non ti piacciono gli RPG. Ecco, lo sapevo. No. Alle. Non è vero, Jack. Ci vuoi morire? Grazie. Cacchio, se devo curarli tutti adesso. Eccolo. Vai, vai. Lo so pure io, però questo ci passa il convento. C'è un demone puro sangue qui.
Tu sei sicuramente un mimic. In che senso? Ah, come Dragon Ball le fusioni. Ma questo non è. Questo non è. Sì. Vai, il banammer. L'unica cosa brutta è che tu non puoi vedere quanto sangue hai raccolto. Se vedessi quanto sangue hai raccolto, tu almeno ti faresti un'idea di quanto puoi livellare. Di nuovo tu? Anzi no, lei. Vabbè, qua è che stanno... questi evocano sempre i demoni. Ecco il primo boss segreto.
Mi piace? Cavolo. Babamma. La miseria e quanti danni. Ok, adesso che abbiamo distrutto tutti questi, potresti anche scoppiare. Ti faccio vedere come ti faccio male adesso. Cacchio veleno. Dai. Dalle. No, sono i residui, non possono attaccare più. Dai ragazzi, riprendetevi. Cazzo. Troppo queste cose devo sempre buttare giù, altrimenti mi fanno creare altri demoni. Venite qua. Ma mi ha preso. Mi ha preso in pieno. Ciao Survival Fox 001 e Knights of Azure. Cacchio. No, cacchio, dai. No, non è online. La miseria, che danni. Grazie Berserk. Muori. Allora.
No, no, no. Cavolo. Madonna. Che botta. No, ho perso. Non la ricordavo così forte questa, eh. Sbagliato gruppo. Madonna, il danno. Ai. Dai. No, no, dai, vaffanculo allora. Ma mi sento bene, aspettate. Eternity.
averlo quell'oggetto, fa vedere. Al posto del Blutelmo, al posto di questo. Non lo trovo. Aspetta. Questo. Non trovo il boomerang. Se avessi il boomerang forse sarebbe bene. Allora. No, questo no. Proviamo così, altrimenti devo prendere il boomerang. うちくだくだな!
Vabbè, torniamo a casa, non è detto così. Se non ne vogliamo tutti, questo sarà un problema. Quanto ci mette questo per fare andare là? No, troppo tempo. Dobbiamo fare così. L'unico modo che so per prendere il boomerang è questo. Oh, attare di Yort. Non posso neanche andare nella. Madò. No. Ci riproviamo, dai. Dai. Così. No, vabbè, che fa troppo presto adesso. Ciao Vale, alla prossima.
Dai, cali. Eccoci qua. Vabbè, quanti danni? Eccoci qua, dovremmo aver fatto questa parte. Abbassato troppo la difesa. Oh.
Dai, 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 dai. Penso che se li evoco adesso, sì, infatti. Chi è Enzan? Era finito pure là. Fa un culo questa parte, la odio. Quando c'è l'aura rossa non posso evocare i servant perché mette ancora a me. Eccoci qua. Se non la parte con il Night Lord dobbiamo andare a conservare alla fine. Dai.
Ah, proviamo tutto per tutto. Ok, posso evocarli. Vabbè, questo attacco. Che palle. No, vabbè. Ma dai, perché? Pure il gruppo sbagliato. Andami, vai, ecco fatto. Madonna. Dove mi ha ammazzato la prima volta? Eccoci qua.
Dalle. Madonna. Ok, adesso posso rievocare i Serman, presto però. No, vabbè, due fuori. Non ce la potrò mai fare così. Devo cambiare set. Devo ricordare chi mi dà il... Questo no. Se no stacchiamoci e pensiamo settimana prossima. Perché mi devo ricordare chi mi dà il boomerang. Il boomerang è un paio di oggetti difensivi, ce la facciamo. No, qua. Ah sì, forse questo, dai. No.
ma questo dov'è? Castle Ruin. Se no ci ripensiamo settimana prossima se non trovo il boomerang. No, meglio così. Perché non mi ricordo neanche dov'era. Di sicuro uno so come trovarlo. No. Non ce lo vende neanche. Vabbè, ci salutiamo qui allora, ci vediamo settimana prossima e cerchiamo di settarci meglio. Comunque ringrazio a tutti per quelli che mi hanno seguito, tra poco caricherò il video sul canale, qua sotto c'è il bannerino che vi porterà se volete iscrivetevi. E saluto Jack, Bear, Vale, Engu che mi hanno supportato in questa live. Ciao a tutti e ci vediamo sabato prossimo per la live di Bloodborne alle 21. E domenica prossima per la live di Knights of Azzurra 21. Ciao a tutti ragazzi!